Tra le dolci colline romagnole c'è qualcosa che non ti aspetti. Non solo graziose villette e campi accuratamente coltivati, ma anche un grande centro che si estende su 22 ettari, con 6.000 metri quadrati di spazi coperti, riservati a ragazzi autistici o con disagi psichici. Nasce da un'amicizia che va avanti da oltre 30 anni. Io e il mio amico Valmori ci siamo conosciuti dagli anni 80. Abbiamo vissuto un periodo di lavoro molto lungo sotto il profilo di allevamenti e attività sempre nell'avicolo. A un certo punto ci ha unito un piccolo problema, piccolo o grande che sia, comunque ognuno di due figli che hanno bisogno di essere in qualche maniera assistiti e il loro futuro non può essere che non protetto. È da un atto d'amore quindi che nasce quest'idea. Ci sono voluti 7 anni per costruire il centro e dal 2013 è operativo. 20 posti letto e la garanzia per ogni ragazzo di un operatore solo a lui dedicato. Un ragazzo 1-1 ha un costo di gestione di 480 euro al giorno. Come facciamo a poter sopperire questi costi? Facendo attività collegate al nostro progetto, quanto riguarda lavanderia, maneggio, sala convegni, cucina, serra, farmer market, tutte attività che in qualche maniera creano un reddito e possiamo trasferire poi nell'assistenza a questi ragazzi. Tutti quanti hanno avuto dei miglioramenti notevoli e vogliamo proprio fare in modo che acquisiscono almeno quelle autonomie di base per poi rientrare in famiglia e alleggerire anche il carico familiare. Perché un luogo dove gli autistici non vengano soltanto parcheggiati può e deve esistere. Cerchiamo di non usare tanti medicinali, ma cerchiamo di usare il rapporto umano, che è quello che è vincente su queste problematiche. E così i due vecchi amici a Forlimpopoli hanno realizzato il loro grande sogno, garantire quello che chiamano il dopo di noi, quello cioè che resterà ai figli disabili quando loro non ci saranno più.